Paradossalmente, il nostro tempo potrebbe per molti versi porsi sotto le insegne di quella che, variando il titolo di una celeberrima opera di Hannah Arendt, vorrei definire la malvagità del bene. Il nostro tempo è il tempo della malvagità del bene. Se ci pensate, tutte le forme di violenza avvengono oggi apertamente in nome del bene o di un presunto bene. E in nome della lotta contro il fascismo, che si toglie la parola a chiunque non sia allineato col verbo unico organizzato, e in nome della lotta contro l'omofobia, che si delegittima la famiglia, e in nome della lotta contro il nazionalismo regressivo, che si delegittima il concetto di patria, e in nome della lotta contro la xenofobia, che si delegittima il concetto di identità. In sostanza, il pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto, procede utilizzando la patologia come alibi per colpire il corpo sano, che è l'equivalente di chi volesse combattere la polmonite aggredendo i polmoni e rimuovendoli in quanto tali, in quanto passibili di un'eventuale polmonite. Ora è evidente, come il sole, vorrei dire, il fatto che occorre evitare accuratamente la polmonite, ma è altresì evidente che per evitare la polmonite la strada giusta non è quella di rimuovere i polmoni o di dichiarare guerra ai polmoni. Ecco, il pensiero unico oggi utilizza apertamente i demoni del bene, come li ha definiti Alain de Benoist, per colpire chiunque non sia allineato con il verbo unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, e per demonizzarlo, per negargli financo il diritto di parola. In effetti, se vi è una cifra del pensiero unico e della grammatica della neolingua, dei mercati liberisti, è quella per cui, esso pensiero unico procede non già per confutazione socratica, bensì per proscrizione. Non confuta chi pensa diversamente, ma mira a negare il diritto di espressione a chi pensa diversamente. Il paradosso è che l'epoca che si era schiusa con il 1989, promettendo la fine dei totalitarismi rossi e bruni e il trionfo delle libertà individuali, sta oggi producendo una fuga di massa verso l'omologazione e verso la neutralizzazione della libertà. Situazioni di coazione al pensiero unico, controllo panottico della società, addirittura con i microchip che dalla Svezia stanno avventurandosi anche nel nostro territorio, una situazione a tutti gli effetti neo-orwelliana. Il nesso di forza capitalistico per vincere deve superare ogni elemento dialettico, ossia ogni elemento che possa generare instabilità e magari anche contestazione dell'ordine del discorso e della produzione, si intende. Ora voglio analizzare rapidamente tre punti che mi paiono decisivi per comprendere questa questione e che credo ci aiutino a gettare luce su altrettanti punti importanti della politica e della condizione contemporanea. Questi tre punti riguardano la borghesia come ceto medio, primo punto, lo Stato sovrano nazionale come secondo punto e la religione della trascendenza come terzo punto. Molto direttamente, secondo un tema che ho sviluppato nel mio libro Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo, preciso subito specificando il fatto che il capitalismo nella sua fase dialettica e borghese, quella essenzialmente tra il 1750 e il 1968, essendo il 1968 non già l'anno di emancipazione dal capitalismo, bensì l'anno di avvento di un nuovo supercapitalismo a liberalizzazione individualistica integrale, a società self-service di atomi consumatori che scambiano la loro libertà con la liberalizzazione mercatistica e con l'accesso al mondo tramite la forma merce. Bene, quel vecchio capitalismo borghese era un capitalismo centrato sullo Stato, sulla religione, sulla borghesia.